Questo programma è offerto da cordiale saluto amici telespettatori, buonasera da Di Maro, da Piazza Ciro Esposito, come abbiamo voluto ricordare qui. Da tempo naturalmente è pessimo e ci siamo dovuti, diciamo così, sistemare in una location di riserva, una location B. Parleremo di calcio, parleremo del Napoli, parleremo degli acquisti degli azzurri, vedremo le ultimissime sul fronte mercato, ma vedremo anche dei servizi molto interessanti. Vi presento però subito i miei ospiti. È venuto a trovarci per la prima volta un giornalista del mensile è azzurro, Riccardo Giammarino. Ciao Riccardo. Ciao Angelo, ciao a tutti voi, ciao Marica. Ciao. La regina indiscussa di Di Maro è sicuramente lei, Marica Fruscio. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera. Eccoci qua. E allora Riccardo, voglio parlare subito del mensile, perché magari forse poi nel corso del programma non avremo tanto tempo. Un mensile che ormai mi pare è al terzo anno. Sì, è un mensile che al terzo anno si occupa di calcio prevalentemente, ma non solo, perché Napoli deve tornare ad essere una capitale e per tornare ad essere capitale ha bisogno di promuovere tutte le proprie eccellenze in tutti gli sport. Infatti vediamo l'intervista a Callejon, però c'è anche l'intervista a Calvani, Marco Calvani, nuovo allenatore del basket dell'Azzurro Napoli. Sì, Callejon dice: nel mio cuore Napoli e India. Perché India? India è la figlioletta venuta da poco di José María Callejon, e quindi lui ci racconta anche questa sua nuova esperienza da padre. Sì, poi c'è anche questo bel poster all'interno, José María Callejon con la, diciamo, con il segno 7. Qui. Sì, i poster sono il fiore all'occhiello dei nostri giornali. Vedo. E tu sai che io, sai che il mio giocatore preferito è proprio Callejon, quindi ho apprezzato molto questo mensile che si può trovare naturalmente al costo di 2 euro, neanche tanto, in edicola. C'è un bel poster, belli articoli, insomma è un lavoro fatto anche con un gruppo, no? Sì, siamo un gruppo di professionisti, altrimenti non saremmo riusciti ad ottenere le interviste a Callejon, a Clementino o allo stesso Calvani. Mary D'Onofrio è direttrice, responsabile, poi sei tu come presidente editore editoriale, ci lavora Carlo Zazzar che conosco, Francesco Gallo, le foto su Raffaele Esposto, insomma un bel mensile, sempre targato Napoli. Bene così, e allora, come di consueto, telefonate, sms in diretta subito, la pagina del giorno, sono arrivati, intanto stanno arrivando i tifosi che vengono a trovarci come di consueto, li faremo parlare, li sentiremo, li inquadreremo. Vi ricordo che per andare in diretta è possibile il numero lì e quello di sotto invece degli sms. Aspetto cenni per sapere se siamo collegati con il punto SNAI, che come di consueto apriamo appunto con questa bolletta che facciamo. E devo dire che ieri, cara Marica, i tifosi che hanno giocato Italia-Croazia di pallanuoto hanno avuto la meglio, perché l'Italia ha vinto. E quindi hanno vinto anche la bolletta, perché sono usciti tutti i risultati. E quanto hanno vinto? E mi pare sui 125 euro, qualcosa del genere. Con 5 euro. Tu giochi, Francesco? Giovanni, Riccardo, giochi, scusami. Ogni tanto sì, la domenica spesso, prima che inizino le partite, la bolletta è d'obbligo per qualunque tifoso. Certo, un po' come il totocalcio, giocare insomma così giusto in... Tu hai mai giocato, Marica? No, io veramente no. Io ho scommesso. Sì, no, ogni tanto mi capita con gli amici di dire oggi
vince il Napoli vince, guadagno una cosa esorde, quindi insomma, qualcosa guadagno sempre, però certo. Secondo me è molto meglio naturalmente andare nei punti autorizzati, anche perché tante volte ho rischiato di non ricavarne niente, perché hanno detto ma no Marica, ma figurati, era un gioco. No, per me no, per loro sì, quindi insomma andiamo a giocare sicuro, dove i soldi ci verranno sicuramente dati immediatamente. Certo, non vedo neanche un tifoso con una maglia azzurra, una sciarpa, sono tutti juventini qua, io non lo so, guardate, io veramente. Allora, tutti quelli che hanno le sciarpe e le magliette, facciamole vedere, venite, 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 anche voi, così facciamo vedere, perché abbiamo il parterre di tutti i tifosi bianconeri qua, vedi, non c'è niente in aula, cioè, ma com'è possibile, voi state in ritiro, ragazzi, qua si combatte contro tutti e contro tutti, eccole qua, finalmente, le nostre amiche in azzurro. C'è il nostro Michele qui che li sta riprendendo. Facciamo sedere quelle chi c'ha l'azzurro, tutti i bianconeri fuori. Ci stanno gli uomini, non vi preoccupate, qua ritiro. Va bene, va bene, va bene. Aspetto segnali per quanto riguarda la SNAI, dobbiamo collegarci in apertura. Leggo intanto qualche messaggio, Marica, così cominciamo subito ad aprire. Sì, entriamo nel vivo. Entriamo nel vivo, ci sono i tifosi che ci scrivono, buongiorno. Mi auguro che coloro che hanno tanto criticato la squadra, il Napoli quest'anno partono a capa buona, che facciano perlomeno critiche costruttive. Un saluto come sempre da Valentina, da Nocera Inferiore, grazie del vostro lavoro perché ci consente di seguire. E ancora, Angelo, stasera c'è qualche evento? Sì, c'è un evento Miss Di Maro, ma stasera si parla di calcio qui. Sono contento che Vargas possa restare perché penso sia stato gestito male da Mazzarri e che possa rendere al meglio qui. Sei d'accordo, Riccardo? Assolutamente sì, Mazzarri utilizzava Vargas come prima punta e ovviamente le sue doti tecniche e fisiche non glielo consentono. Vargas è un'ala, una seconda punta e potrebbe essere un'ottima alternativa Insigne, Mertens e Callejon. Anche se fino ad oggi noi lo volevamo dare, però poi sembra che resta, vedremo che succede. Ma intanto, prima di sentire Marica su questa questione molto delicata, abbiamo l'obbligo di collegarci con gli amici della SNAI. Questa sera ci colleghiamo con Piano Dardine, Avellino, con Luigi Mallardo, responsabile dell'agenzia. Buonasera Avellino. Luigi, buonasera. Non ci sente Luigi? Luigi, vabbè, è caduta la linea, lo richiameremo fra qualche istante. Stavi dicendo, Marica? Vabbè, come seconda punta, secondo me l'acquisto di Michu è stato assolutamente decisivo in questo Napoli. Se no, io penso che sia proprio questo inizialmente il ruolo del nuovo acquisto. Vargas, secondo me, ecco, io forse vado un po' controcorrente, ma secondo me è meglio venderlo o comunque darlo in prestito, perché in questo Napoli la fase offensiva è già più che bella che completa. Oltretutto, appunto, l'arrivo di Michu potrebbe essere veramente un ottimo innesto proprio per fare la seconda punta inizialmente, anche se l'attaccante dello Swansea è ottimo anche come prima punta, però bisogna vedere quanta fiducia inizialmente può dare Benitez a questo giocatore per farlo giocare proprio lì avanti come prima punta. Bisogna vedere un po' le mire di Benitez, i progetti di Benitez. Poi certo, in conferenza lui ha detto che darà molta fiducia a Vargas, lo rivaluterà, però bisogna vedere poi effettivamente nelle partite quanto Vargas può essere utile a questo Napoli, piuttosto che mettere un Michu con delle caratteristiche insomma ben consolidate e già con un gioco abbastanza rapido, veloce e con delle buone caratteristiche di inserimento. Allora, dovremmo aver ripristinato il collegamento con Avellino, vediamo un po' se c'è in linea il nostro responsabile della SNAI di Piano Dardine, Luigi Mallardo. Luigi, buonasera. Buonasera. Eccoci qua. Allora, punto SNAI, sinonimo di garanzia. Via Piano Dardine, sì, conosco. Sì. Punto SNAI, trasparenza, sicurezza di pagamenti, legalità, punto AMS, riconosciuto. Okay. Esatto. Ciao. Luigi, che avete preparato stasera? Veramente, cioè, non è che il palinsesto ci riserva una grande scelta, perché per male sono partite sia amichevoli che obiettivamente partite che di prima, cioè diciamo le prime partite, quindi non sono tanto facili da pronosticare. Vabbè, avete fatto una bella verità, sì. Punterei più questa settimana di non giocare tanto, però di giocare, di puntare più su un over, cioè over che sono
secondo me i risultati più probabili, ovviamente, e qualche partita che ci si vede, almeno ci si vede abbastanza bene dal risultato esatto. Tipo, ho preparato una schedina che vi posso pure comunicare. Vai. Allora, Roma Manchester United, sì. Ho pronosticato un over. Poi, andiamo avanti. Allora, Milan Olympiacos, ho pronosticato l'1. Sì, poi. E Austria Portogallo. Sì. Un bel 2. Vince il Portogallo, poi? Sì. Poi Lokomotiv Zagabria, Dinamo Zagabria, over. Sì. Una partita. Germania Ucraina, over 2.5. Sì. Sì. E un campionato peruviano, diciamo una partita che dovrebbe andare a buon fine, sì. Dovrebbe essere Garcilaso Mergas 1, sì. Diciamo che è una partita abbastanza giocata. Con 5 euro? Con 5 euro si vince intorno ai 120 euro. 120. Però essendo che siamo in un periodo, diciamo, che le partite, il pronostico non è tanto facile, io consiglierei di giocare poco, cioè non è, cioè, di non giocare tanto. 5 poi il campionato ovviamente ci riserva partite migliori e lì possiamo puntare qualcosina in più. Benissimo, grazie. Allora, Luigi Ballardo, giocate nei punti SNAI perché alla fine vi pagano e non sono soldi che vanno chissà dove. Sì. Va bene. E chiunque viene da lei, signor Luigi, viene da lei e dice: vi ho visto, vi ho sentito in televisione, gli dovete offrire il caffè. Il caffè per tutti, non c'è problema. Grazie. Va Luigi, bene. Arrivederci. Grazie a voi. Arrivederci. Da Avellino, l'agenzia SNAI, da seguire questo punto SNAI. Benissimo. Allora, oggi è stato il giorno di Insigne e ha parlato in conferenza stampa. Ti ha colpito, Riccardo? Lorenzo Insigne secondo me è il giocatore che è esploso di più in questo ritiro, si è mostrato di più, si è messo in evidenza maggiormente. Lorenzo potrebbe essere addirittura l'arma in più del Napoli per il prossimo anno. L'arma in più del Napoli per il prossimo anno, tu che dici, Maria? Beh, questo è l'anno decisivo per Lorenzo, cioè o esplode oppure rimane comunque un giocatore bravo, ma comunque non riesce ad emergere in questo Napoli. Bisogna dire che Lorenzo parte da un cambio di modulo drastico, quindi con Zeman era un 4-3-3, adesso è passato al Napoli col 4-2-3-1, quindi lui afferma che la sua intenzione quest'anno è proprio quella di seguire alla lettera quello che Rafa Benitez gli dirà e quindi di migliorare sempre, soprattutto tutto in fase di finalizzazione, ma io vorrei fare una piccola parentesi, cioè Lorenzo è un giocatore di movimento, è un giocatore che ha dei guizzi veloci, è un giocatore rapido, è un giocatore che salta l'uomo, quindi tanti opinionisti, tanti addetti ai lavori rimproveravano il fatto che sprecasse troppo in velocità e poi arrivato sotto rete sbagliava la finalizzazione. Ecco, uno degli obiettivi quest'anno di Lorenzo è proprio quello di cercare di migliorare l'ultima parte dell'azione, quindi la finalizzazione. E quindi quello che gli chiediamo e quello che comunque dovrebbe fare Lorenzo per fare questo salto di maturità è proprio quello di abbinare la rapidità con la finalizzazione. Quindi se lui arriva a compensare queste due cose, secondo me arriva ad essere un giocatore finito e quindi pronto veramente per una buona fase offensiva. E allora vediamolo questo servizio che ci apre la serata con Insigne in conferenza stampa. Vediamo che cosa ha detto. Per la vittoria della finale sono stato molto contento, perché da napoletano fare due gol in una finale e portare la Coppa a Napoli è stata sicuramente un'emozione bellissima. Poi sulla morte di Ciro, io quando l'ho saputo stavo in nazionale, ci sono rimasto malissimo e non ci volevo credere. Sono episodi che in uno stadio non devono accadere, perché anche fuori, perché uno va allo stadio per tifare la propria squadra e tornare a casa alle proprie famiglie. Dopo anche una vittoria, una sconfitta non c'entra nulla, perché si gioca in campo i tifosi devono solo tifare, ma non fare la guerra tra di loro. Poi per la nazionale sicuramente è stata una gioia immensa a 23 anni andare al primo mondiale.
Sì, tutta la famiglia mi è stata vicina, erano molti contenti, nessuno, nemmeno io ci credevo, perché ho sperato fino all'ultimo che il mister mi convocasse. Poi sull'esclusione ci sta, perché il rammarico, perché uscire all'Italia, uscire al primo turno non è un fallimento, però quasi, perché è una grande, eravamo sempre stati una grande squadra in tutti i mondiali che abbiamo partecipato. Poi è capitato la sfiga, uscire fuori al primo turno, però ti ripeto, ci sta un po' di rammarico, però sicuramente arriverà un grande allenatore che saprà motivare i giocatori che convocherà. Mi hanno detto, hanno fatto qualche dichiarazione sui giovani, che Prandelli si aspettava qualcosa in più da me. Io penso che quando si perde tutto insieme, ma no, la colpa non è di un giovane, uno più esperto, ma si perde e si vince da gruppo. Quest'anno ho fatto solo 10 gol stagionali in tutte le competizioni e quest'anno l'obiettivo è migliorarsi e fare più reti e anche gli assist, perché mi piace fare anche gli assist, perché a volte quando un giorno attaccante si punta a fare gol, sempre a fare gol, penso che non arrivano tanti gol. Io ti ripeto, penso a stare tranquillo e continuare a lavorare, seguire il mister e migliorare. Poi sicuramente vincere qualcosa è importante con il Napoli nella prossima stagione. Secondo te è un Napoli più forte rispetto allo scorso anno? Ancora presto per dirlo, però sicuramente partiremo con con una mentalità diversa dell'anno scorso. Cosa serve al Napoli per fare bene in questo preliminare e arrivare ai gironi di Champions? Sicuramente giocare da squadra, stare uniti sin dalla prima partita, che sarà una partita fondamentale, perché è sempre bello giocare la Champions League e dobbiamo lottare dalla prima partita di andata e poi al ritorno dare il massimo e conquistare la Champions. Speriamo che va tutto bene, però noi daremo il massimo come abbiamo sempre fatto, pure la finale in Coppa Italia l'abbiamo voluta, cioè l'abbiamo cercata e ce la siamo presa, e così dobbiamo fare anche con il campionato. Ce l'abbiamo giocato l'anno scorso sia con la Juve che con la Roma e quest'anno dobbiamo dare il massimo, anche se la Roma sta facendo un grande mercato, però non tocca a me giudicare il mercato del Napoli, della Roma, della Juve. Noi giocatori pensiamo solo a metterci a disposizione del mister e sicuramente quest'anno dobbiamo dare il 110% per arrivare a vincere lo scudetto. Anche i nuovi arrivi dobbiamo subito integrarli nel gruppo e creare una mentalità vincente per arrivare a vincere lo scudetto. Bene, rieccoci nuovamente qui, adesso commenteremo insieme ai nostri ospiti queste dichiarazioni di Insigne. Andiamo però al telefono, vediamo chi c'è. Pronto? 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 È in linea, buonasera. Buonasera, direttore. Prego. Sono Mimmo da Casesta. Ciao Mimmo. Direttore, non lo so, io vorrei un po' qualche informazione in più, se lei è in possesso, perché onestamente, cioè, siamo a fine luglio e siamo ancora a zero, non è possibile, direttore, con tutto rispetto. Non è però, possibile, ma è dato la realtà. Che poi un attimo solo, so che lei è pro società, però se mi è concesso di la mia, come no, ma io non è possibile, allora, 24 luglio gli altri comprano e noi siamo ancora a zero. Cioè voi mi dovete spiegare che cosa dobbiamo vincere in queste condizioni. Cioè si continua a buttare fumo negli occhi della gente, siamo forti. Non lo so, cioè, non lo so, allora noi altri abbiamo altri occhi, prima di capire altre cose, non lo so. Vuoi la risposta? Se è possibile. Come no, grazie, ti rispondiamo. Noi dobbiamo far capo a quello che dice Benitez, che se avete ascoltato le altre volte, ha detto: tu puoi comprare un giocatore se l'altra squadra lo vende e se lo stesso giocatore vuol venire. È un parametro questo fondamentale. Tu puoi volere Messi, c'hai 300 milioni di euro, vuoi comprare Messi, ma Messi non te lo vendono e Messi non vuol venire a Napoli. Quindi non basta avere del denaro, non basta avere dei soldi per acquistare i giocatori. Dice: ma questo succede solo con Napoli, perché gli altri comprano, gli altri riescono. Perché gli altri riescono e il Napoli non riesce? Io credo che questo parametro è fondamentale per capire se la società è in grado di comprare questi giocatori oppure no. Io credo che la società voglia trovare l'elemento giusto ancora una volta, non sprecando nulla e cercando di individuare questo giocatore che si può inserire nell'organico del Napoli.
e qui conta Benitez che ha sempre scelto lui i giocatori e non li ha mai sbagliati. Se evidentemente non l'hanno ancora scelto o non l'hanno ancora preso, oppure l'avevano preso ma poi sono cambiate le carte in tavola, ci sono stati dei ripensamenti, ci sono stati magari dei procuratori che hanno fatto il bello e il cattivo tempo, per esempio penso al caso con Alonso, per far aumentare il contratto, per far sì che si potesse poi accasare ancora in Francia a un prezzo maggiore per un numero di anni maggiori, beh, ci è voluta anche forse la questione dei procuratori in mezzo a questo. Però noi dobbiamo pensare che stanno lavorando per pigliare questi giocatori, perché parliamoci caro, i giocatori servono, no Riccardo, non è che non ci servono, io non posso pensare che loro pensino che non possono servire i giocatori. Ma assolutamente sì, però il problema è che a Napoli servono i giocatori giusti, non il giocatore da 70 milioni o da cifre spropositate. Il Napoli ha bisogno di un giocatore giusto al centrocampo. Ora, questo giocatore noi l'abbiamo identificato, poteva essere, può essere Mario Suarez, può essere Javi Garcia, può essere Lucas, non è che lo stabilisco io, lo deve stabilire il tecnico, e io credo che il tecnico sia sicuramente al lavoro su questa cosa. Dice, ma noi quando lo prendiamo questo giocatore? A parte che il mercato finisce a fine agosto, per cui 2 settembre, per cui in teoria, ma solo in teoria, c'è il tempo. È anche vero che noi dobbiamo fare un preliminare, Marica, di Champions. E la gente dice, sì, e come ci presentiamo a questo preliminare? È anche vero che dobbiamo iniziare il campionato. Come ci presentiamo all'inizio del campionato? Beh, ma è anche vero che Benitez ha detto una cosa sacrosanta. Ha detto che comunque noi abbiamo da recuperare diversi giocatori. Quindi abbiamo da recuperare Zuniga, abbiamo da recuperare Mesto, abbiamo da recuperare insomma Maggio anche sulla fascia destra. Quindi il primo lavoro da fare è quello di recuperare i nostri giocatori. Anche perché, come ha detto invece De Laurentiis, forse se avevamo questi giocatori in campo, la Roma probabilmente non sarebbe arrivata seconda. Quindi dobbiamo anche fare questo lavoro di recupero e poi dopo pensare agli acquisti da fare, ma prima dobbiamo guardarci a casa nostra e quello che abbiamo a casa nostra, e il di più devono essere delle integrazioni, come diceva prima il collega, delle integrazioni giuste, delle integrazioni funzionali al Napoli. Cioè non è che noi acquistiamo perché c'è il nome, allora dici, beh, acquisto questo giocatore per far contenta Marica Fruscio, Angelo Pompameo e la stampa. No, cioè il giocatore viene individuato, viene preso in base alle caratteristiche che possono essere utili all'organico azzurro, e non si prendono doppioni di nessuno, perché se noi già siamo coperti in un determinato ruolo è inutile che andiamo a prendere un giocatore con le caratteristiche uguali a un giocatore che noi già abbiamo in casa. E allora qui si apre un dibattito importante, adesso starà per arrivare anche Pino Taormina del Mattino che sta finendo di scrivere, però si apre un dibattito importante, la questione è Berami. Anche qui noi abbiamo un giocatore che secondo me è molto valido, sarebbe in partenza, quindi in teoria arriva un sostituto di Berami. Il sostituto che arriva di Berami è più forte di Berami, dovrebbe essere così, no? Tu togli un giocatore meno forte e ne pigli uno più forte, ma Berami secondo voi deve andare via oppure no? Io penso che Berami debba restare qua a Napoli, anche se dovrebbe migliorare il rapporto con Benitez, un giocatore di rottura. Il era dimostrato di giocare sicuramente 100 volte meglio vicino a un giocatore come Berami, che rompe e dà sicurezza soprattutto, e gli dà il tempo necessario per smistare palloni al centrocampo, sulla metà campo. Quindi Berami dovrebbe rimanere o perlomeno essere sostituito da un giocatore simile. Radosevic potrebbe essere, quindi lo potremmo avere anche in casa. Io però penso che invece se dovesse andare via Berami ci vuole un giocatore veramente di un incontrista, anche Suarez, che mi sembra sia un giocatore molto, molto propositivo, molto forte. Beh Angelo, comunque un giocatore che faccia la doppia fase, cioè nel senso come vuole Benitez, cioè Benitez non vuole un giocatore che dice, beh, questo giocatore sa fare solo il centrocampo, no, cioè Benitez vuole giocatori duttili, cioè giocatori che sappiano fare e il ruolo da centrocampista e il ruolo da difensore, quindi probabilmente le scelte saranno mirate proprio per questi ambedue i ruoli, e in questo caso Mario Suarez penso che sia un ottimo giocatore in grado di fare, ma anche, certo, anche Javi Garcia, bravi a fare sia la fase mediana sia la fase difensiva. Quindi questa è la caratteristica che poi Benitez fondamentalmente cerca in un giocatore. Bene, andiamo ancora al telefono, vediamo chi c'è da casa. Pronto? Pronto? Eccoci, buonasera. Buonasera, senti, volevo sapere se Edu Vargas resta o non resta. Ok, ti rispondiamo, grazie. Edu Vargas, diciamo così, è tra i giocatori che
sono più sicuri di restare che di partire. Vi spiego meglio. Benitez lo vuole vedere, lo vuole provare nei suoi schemi, vuole verificare, valutare il suo utilizzo. Io penso che Benitez come allenatore può sicuramente decidere se Vargas può fare al caso del Napoli oppure no. Io non sono Benitez, mi rimetto a Benitez, il giocatore si sta allenando anche con entusiasmo. Ricordiamo che Benitez ha recuperato Fernandez, ha recuperato giocatori praticamente distrutti. Potrebbe succedere lo stesso con Vargas. Che ne pensi tu, Riccardo? Ma come ho detto anche prima, Vargas è un'ottima alternativa, potrebbe rivelarsi un'ottima alternativa a giocatori come Insigne, a giocatori come Mertens. Comunque abbiamo tre competizioni da affrontare e se Benitez dovesse recuperarlo al meglio dei modi, sarebbe sicuramente un giocatore valido per il Napoli. Ecco, però Vargas sopporta la questione panchina, cioè è uno che si mette in panchina e poi quando entra fa 20 minuti e li fa bene. Con Mazzarri ha fatto anche meno di 20 minuti a partita. Poi c'è da dire anche che Benitez parla molto bene lo spagnolo e quindi si potrebbe intendere decisamente meglio con Vargas rispetto a quanto faceva Mazzarri. Tu che dici, Marica? La lingua è importante, no? Ma sì, è importante fino a un certo punto, perché poi quello che parlano sono i piedi in campo, non è la lingua, quindi insomma dobbiamo anche valutare questo. Quindi secondo me, io ripeto che secondo me Vargas è un bravo giocatore, però ha bisogno di giocare. Tenerlo in panchina così, giusto per avere dell'alternativa che può essere poi assolutamente valido Insigne come alternativa, se poi vogliamo, ecco, secondo me no, io non lo terrei, cioè lo darei in prestito, comunque cercherei di venderlo, ricavarne un tesoretto, insomma un po' di soldi da reinvestire per magari un giocatore che può veramente servire anche a centrocampo, quindi aumentare quello che è il discorso liquidi da poter investire, ecco, questo è poi fondamentalmente. Allora, un messaggio che arriva: Angelo, non ti appoggiare sempre su Benitez, il fatto è che De Laurentiis ha il braccio corto, dice questo tifoso, quindi io sarei pro società leggendo questo messaggio. Ma sulla difesa non si sa nulla, ricordiamoci che la difesa è il nostro punto debole, soprattutto nel ruolo di centrale, con l'uscita quasi sicura di Brito, non possiamo fare un campionato così, dice questo tifoso, con Fernandez, Albiol. Ma c'è anche Enrique, non ci dimentichiamo. E Koulibaly. E poi c'è Koulibaly, che si sta rivelando veramente un ottimo calciatore. Leggo ancora qualche messaggio. Se tutti i tifosi, tutti i giocatori del Napoli avessero gli attributi che il nostro presidente ha, sarebbero ancora più forti. Chi critica il presidente del Napoli non capisce molto, dice questo tifoso. Io terrei Berami, prenderei un solo centrocampista forte e un altro difensore forte. Marica, sei uno schianto. Complimenti a tua mamma. Buonasera, direttore. Grazie. Allora, ancora. La Juve vince da 3 anni e compra la Roma. No, no, la Juve vince da 3 anni. La Roma compra e voi parlate di Maggio, Zuniga e di Mesto. Ma scherzate? Questo è uno juventino che si poteva pure risparmiare di questo, mandare questo messaggio. Juventino, cagna canale. Benitez avverte le pressioni della piazza, vorrebbe vincere subito per andare via subito. E allora, abbiamo ancora qui. Buonasera, sono Vincenzo da Melito, volevo chiedere, visto che dobbiamo fare i preliminari e non abbiamo abbastanza tempo a disposizione, non sarebbe meglio prendere al più presto un ottimo centrocampista in modo che si entri nel meglio del gruppo? Di nuovo buonasera a tutti, forza Napoli, Ciro vive. E allora andiamo ancora al telefono. Pronto, è caduta la linea. Allora guardiamoci la seconda parte del servizio di Insigne che oggi ha parlato, ripeto, in conferenza stampa, così completiamo anche la questione Insigne. Seconda parte, insieme. C'è Vargas, può dare qualcosa, può essere rivisto, rivalutato? Sì, sicuramente sì, perché lui è un grande giocatore, ha dimostrato il campionato brasiliano, il campionato del mondo. Sicuramente se la società farà la scelta di farlo rimanere qua, sicuramente ci darà una mano in più e sicuramente un po' di esperienza in più là davanti. No, la concorrenza sicuramente aiuta a crescere, perché quando c'è concorrenza, chi va in campo sa che deve lottare, che c'è un altro al suo posto subito a subentrare per dare una mano alla squadra. Ti ripeto, la concorrenza farà crescere, dobbiamo stare su tutti pronti, come il mister ci chiama in causa, a dare una mano alla squadra.
Quanto peserà quest'anno la mancata conferma di Pepe Reina? Sicuramente tanto, perché è un grande portiere, un portiere di esperienza e noi ci ha dato tanta sicurezza, però posso dire che abbiamo un grande portiere come Rafael, anche se è giovane, ha tanta esperienza. Sicuramente i due nuovi arrivi ci daranno sicuramente una mano importante sia sul campionato che nelle coppe. Poi riguardo i giovani, c'erano tanti giovani bravi, Romano, stesso mio fratello, qualche altro giovane importante, solo che credo che devono andare a fare esperienza in giocare in CMB per mettersi in mostra e poi arrivare piano piano in Serie A. Stanno arrivando un sacco di stranieri, penso che la società italiana devono puntare sui giovani, perché ci sono molti giovani in Italia che sono veramente bravi, ma non gli danno la fiducia che meritano. L'ho detto dopo il momento in cui mi hanno fischiato, però è finita là la questione. Giustamente il popolo di Napoli ama molto l'attaccante che fa gol. Poi io ti ripeto, anche se non arriva il gol, l'importante è che do una mano alla squadra. Mi lusinga di una chiamata di un grande allenatore, una grande società. Per ora sto bene qua e penso solo a fare bene, a vincere con il Napoli. Penso che a destra o a sinistra non è il ruolo è uguale, non cambia nulla. Poi io ho sempre giocato, come sapete tutti, 4-3 con Zeman, l'ho sempre fatto nei migliori dei modi, però qua è un ruolo diverso, anche se mi sacrifico un po' in più, l'importante è che do una mano alla squadra e faccio quello che mi chiede il mister. Al momento in cui non mi entra più una posizione in campo, parlerò quattro occhi con il mister, però per ora sto bene là e darò il massimo in quella posizione. Darò il massimo in quella posizione, Marica e Riccardo l'abbiamo commentato. No, vabbè, io una cosa volevo dire riguardo a queste affermazioni di Lorenzo. Una cosa buona che ha detto, una cosa anche giusta, fondamentalmente quella, cioè che l'attaccante al di là che faccia gol deve essere anche propositivo per le azioni d'attacco, quindi assist, cross, filtranti, cioè tutto deve essere in funzione proprio all'azione gol. Quindi abbiamo visto quest'anno Lorenzo molto bravo in questo, cioè nel momento in cui entrava in campo Lorenzo favoriva le azioni gol, e questo secondo me è anche un ruolo molto importante, cioè il fatto di intuire la traiettoria giusta, il giocatore libero, il giocatore in migliore posizione, questo secondo me è anche sintomo di un buon attaccante. Poi al di là delle finalizzazioni che tutti siamo d'accordo che devono arrivare, e quest'anno lui ha proprio detto che si impegnerà molto a lavorare su questo, però non dobbiamo poi dimenticare tutto quello che poi Insigne ha fatto in questo campionato passato, quindi favorendo le azioni anche di Caleion piuttosto che di Mertens, piuttosto che di Higuain, quindi questo è anche indice di una grande professionalità da parte del nostro piccolo gnometto azzurro. Sì, d'accordo. Sì, assolutamente. Tra l'altro Insigne napoletano e nessuno è profeta in patria. Lorenzo ha una grandissima capacità di inserimento e di passare il pallone con la punta del piede o con l'esterno nel momento giusto all'uomo giusto. Infatti, tra l'altro, è stato uno dei migliori assist man del campionato. Sì, è anche stato sfortunato, ha preso diversi pali. Ecco. Comunque, andiamo al telefono, pronto? Pronto, eccoci, pronto. Eccoci, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera a te Angelo, buonasera a tutti i tifosi del Napoli. Da dove chiami, chi sei? Salve, senti Angelo. Da dove chiami, chi sei? Presentati. Sono Castellammare di Stabia. Ah, Castellammare di Stabia, un paese molto caro a noi napoletani. È vero. Anche a me. Noi siamo tifosi della mia nascita, quindi mettiti vicino al balcone che non si sente bene il telefono. Vissuto gli scudetti in Napoli, la Coppa UEFA e tanti rammarichi. Senti, io la cosa importante che ti volevo chiedere, che stiamo attendendo da una vita questi benedetti top play che questo nuovo stiamo attendendo, che praticamente vorrei sapere solo una cosa: chi è, diciamo, questo manager del Napoli che fa gli acquisti all'estero e tutto quanto? Perché fino adesso ha fatto solo nomi, Mascherano, stiamo parlando di Ben Mascherano e non è ancora arrivato. Stiamo parlando di un certo Bonalon. Ma chi è questo Bonalon? Chi lo conosceva? L'abbiamo visto giocare nel migliore contro la Juventus a momenti in cui, se tutti non lo conoscevamo, ci stavamo aspettando che fosse Bonalon. Poi alla fine, dal momento in cui
che ha giocato questa partita contro la Juventus, che ha preso questo gol, non era nessuno, non è nessuno. Allora voglio capire questi tifosi del Napoli, cosa c'è i tifosi, il presidente con questo, cosa vogliono fare? Sono tutte prese in giro per me. Va bene. Calmati un po', perché sembri un fiume in piena. Giustamente uno cerca anche di organizzare una squadra e giustamente prova a fare degli acquisti, non sempre riescono. Questo con la Lons sono 2 anni che mi sembra un affare di Stato. Basta, il presidente è inaffidabile. Con la Lons pure, voleva il prolungamento dell'ingaggio, l'ha avuto, l'aumento l'ha avuto dell'ingaggio, il prolungamento pure. Arrivederci, grazie, non è manco un giocatore decisivo per me, non so per voi, grazie, comunque ti rispondiamo. Assolutamente un giocatore di cui il Napoli può fare a meno, anzi secondo me ci siamo scansati un grandissimo bidone. Il signore diceva una cosa, il Napoli non fa colpi, il Napoli è sugli sconosciuti, ma perché? Callejon, chi lo conosceva? Mertens, chi lo conosceva? Poi sono questi giocatori così che ti danno il boom, cioè che tu non te l'aspetti e poi in campo invece ti fanno le sorprese, ti danno le magie. Poi il mercato, come ho detto prima, è un po' come quando vai in un negozio di abbigliamento, non è che puoi, che non, cioè, non è che il capo costoso ti rende bello, ti rende, ti fa apparire migliore, cioè è il buon gusto che ti fa apparire, cioè il Napoli ha bisogno di buon gusto e di selezionare i giocatori adatti alle proprie stanze. Ma poi Angelo, anche chi non ha il nome, no? Anzi, è proprio un incentivo in più a crearselo, quindi arrivare in una società come Napoli, come appunto in una struttura importante, con un allenatore importante, e crearsi il nome in una piazza così importante, secondo me dovrebbe essere un po' l'ambizione di tutti. E forse quello che poi l'anno scorso ci ha regalato Mertens, cioè Mertens, ma chi lo conosceva? Cioè del PSV Eindhoven, no? Quindi chi è che lo conosceva questo giocatore? A Napoli è esploso, cioè Mertens adesso sul mercato penso che abbia aumentato quello che è il suo valore, quindi secondo me anche il giocatore sconosciuto, che però ha delle buone capacità, trova la piazza giusta e nella piazza giusta si crea il nome, quindi da 100%, da 100% in campo, e quindi per il Napoli secondo me sarebbe molto meglio, anche perché abbiamo bisogno di gente che ha voglia di fare in campo, non gente magari che c'ha già un nome, quindi si acquaia, magari gente che ha già degli ingaggi anche dal punto di vista pubblicitario, quindi già prende soldi da altre parti come tanti giocatori fanno, e quindi secondo me dobbiamo dar fiducia veramente a Benitez, perché Benitez ci porta dei campioni che magari si rivelano campioni proprio nel Napoli, come del resto Cavani. Assolutamente, ma anche come Zapata. Zapata nessuno gli avrebbe dato la fiducia, invece lui in poche partite comunque ha sempre risposto presente, ha fatto dei gol anche da un punto di vista tattico quasi incredibili, come quello contro il Marsiglia. Certo. E allora, amici telespettatori, andiamo ancora al telefono. Pronto? Buonasera a me, sono il senso da Fuori Grotta, volevo fare prima un'osservazione e poi volevo fare una domanda direttamente a lei. Prego. L'osservazione è questa, la commedia che ha fatto l'altro giorno a Di Maro, il signor Valore Laurentiis, aveva fatto già Napoli Siena, aveva promesso che voleva vincere, fuori d'artificio, mi sembrava Sant'Antonio Abate, una festa patronale. E ormai non è un organismo che non sia stato abbindolato dal senatore di Sassetti. Poi, se mi permette, volevo fare una domanda a lei. Volevo chiedere, ma basta, adesso basta qualche anno di militanza in Cuba per diventare giornalista? Avete il coraggio di dire le cose come non fa, ho capito, come scusi grazie, ho detto, volevo domandare che adesso bastava qualche anno di militanza in Cuba per diventare giornalista? Grazie, buona serata. Ma non ho capito che ha detto, va bene. Ha adesso detto basta qualche anno in curva per diventare giornalista. No, caro signore, basta aver studiato, basta aver sostenuto per 2 anni, scritto degli articoli, poi si fa un esame a Roma, si fa un praticandato, si fa un'assunzione, dopodiché fai un esame scritto e orale e sei valutato da 3 magistrati e 2 giornalisti. Se lo superi diventi professionista, come sono diventato io e naturalmente come diventano tutti quelli che diventano professionisti. Non so questo attacco veramente gratuito. Io sono stato in curva e sono onorato di essere stato in curva, ma c'è stato anche il magistrato Tullio Morello in curva, c'è stato anche il magistrato Antonello Ardituro, l'uomo che sta sconfiggendo tutta la camorra napoletana, è stato in curva. C'è andato Saviano in curva, non capisco, è un'offesa? Non so. Ma poi noi
spostiamo l'argomento alla curva, cioè, ma che ce ne importa? Ma che ci importa? Noi dobbiamo avere un grande Napoli. Tu hai l'occasione di prendere la linea e detesti De Laurentiis, lo fai apertamente. Quindi, come vedi, se io fossi uno a difesa della società, filtrerei le telefonate, direi: guarda, che cosa vuoi dire, che cosa non vuoi dire. No, tu hai preso il numero, hai fatto il numero, pronto, e sei andato in linea. A volte mi fate avvilire come tifosi, mi fate avvilire, pensate che ci sono interessi. Qui non ci sono interessi, nessun tipo. Qui c'è solo un interesse, la maglia azzurra, il Napoli. Quello non mi interessa. Che poi è una fede, è una passione, non è neanche un interesse economico, è una passione. Io faccio il Napoli, ma faccio anche altre cose, mi occupo di cultura, mi occupo di cronaca, di attualità, dirigo la televisione. Oggi faccio il ritiro, domani faccio la politica. Non è che ci guadagno se faccio il calcio, faccio una cosa. Cerco di dare un'opportunità, faccio il ritiro come lavoro io da tifoso. Faccio i filmati, faccio fare i filmati, facciamo le dirette. Ho coinvolto un sacco di persone, penso che il risultato che stiamo conseguendo non possa essere messo in discussione. Se poi qualcuno pensa che lo stiamo facendo per difendere la società e per avere un Napoli debole, vuol dire che non ha capito nulla. Scusate questo sfogo, ma era naturale. Tra l'altro ieri mi sono anche divertito a fare il cameraman, qualcuno l'ha visto in piazza, per dare la possibilità ai tifosi da casa di vedere i loro amici, loro che erano qui a Divano. Quindi pensate un po'. Andiamo al telefono, pronto? Pronto. Ragazzi, benvenuti, mettiamoci dietro, scusami. Stavi qua, così ti inquadrano. Sì, pronto? Allora, i bambini avanti a tutti. Buonasera. Buonasera. Sono Giuseppe da Napoli. Giuseppe, comodiamoci dietro, così mi inquadrano. Pronto, ecco, la sentiamo. Volevo parlare con il direttore. Eccomi qua. Ciao, Francesco. Ciao. Volevo dire una cosa. Prima di tutto ti devo chiedere scusa perché ho chiamato tempo fa e ti ho detto che il Guarini era un pacco, ti ricordi? Se lo hai detto e chiedi scusa, non lo devi chiedere scusa a me perché io non sono nessuno. Tu lo devi dire a te stesso e questo ti fa onore perché riconosci che Guarini è un grande campione e ce lo siamo tenuti qua. Bravo. Però voglio dire, quest'idea che hai messo questo nome Piazza Ciro Esposito è stato bellissimo. E no, mi auguro che il presidente del Napoli una curva anche un settore di sotto di sopra, della curva B o della curva A, lo dedicasse a Ciro Esposito, perché un ragazzo per perdere la vita, un ragazzo che va a perdere la vita per una finale di calcio che poi l'abbiamo vinto, lui non ha avuto nemmeno il piacere di risultare per questa coppa, anche per il rispetto della famiglia, cioè per il suo figlio, per un tifoso, un grandissimo tifoso di Napoli, vorrei che De Laurentiis metterei un nome nella curva Ciro Esposito. Ok, perfetto, grazie. Sì, ho voluto mettere ciao, Piazza Ciro Esposito. Ciao, ho voluto mettere. Come una giornalista milanese c'ha 1926? C'ha scritto 1926, ma amico mio, ma il 1926 è nato in Napoli! Ci siamo dimenticati che è nato in Napoli, il 1923. Lo so, ma il milanese come fai ad andare alla sua città con un tatuaggio? E il milanese che significa? Allora io sono australiano, non mi può piacere il Federer, o Messi. È bellissimo. Complimento. No, poi volevo far vedere perché ho fatto anche un piercing, anzi due piercing. Che sono questi piercing? Proprio sul tatuaggio. Sono dei brillantini messi sotto pelle, mamma che poi mia, riaffiorano. Insomma, per impreziosire qualcosa che è già prezioso di per sé. Ma sto costo piercing fa dolore? No. Ma che fa dolore? C'hai pure, ma va, è così, guarda, ti posso fare un pizzichino? Ma te lo faccio vedere, ma poco. E qua si è legata la mano. Che sei un piercing? No, te lo rifaccio. Vogliamo finire qua? Un momento, su, lei non c'ha il microfono, improvvisamente vuole parlare. Aspetta un attimo. È veloce, non la sentono! Un paio di sere fa. Ma non la sentono. Prego. Un paio di sere fa. No, ripeti, aspetta, adesso apro il microfono. Ecco, dica. Ecco qua. Un paio di sere fa. La signorina. Non si sente. Posso? Dovrebbero. Pronto? Dammi un attimo. Prego. Lo dico subito, si è acceso. Sì, è acceso. Meno male che l'abbiamo pronto. Provato. Allora, ecco, un paio di sere fa la signorina Marica le ha dato un bacio. Stasera le ha dato un pizzico. Domani lo fate proprio. Io no. Voglio stasera citare un detto napoletano: pizziche e vase non fanno per tosse.
Era solo questa la battuta. Io la ringrazio, è molto bello. Grazie a voi. Che significa, Pizzi, che vaso lo fanno per te? Non capisco cosa significa. Non vorrei andare oltre, non vorrei essere volcano. Va bene, grazie. Pizzi, che vaso lo fanno per tutti. Non devono fare, che ognuno qua c'ha la sua. Ma, Marica. Ma che dobbiamo dire? Io ti dico solamente bastone e carota, e domani avrai il bastone. Oggi hai avuto la carota. Domani si sospende la trasmissione, ce ne andiamo. Piazza Ciro Esposito, in rispetto di Ciro, trigesimo di Ciro, proprio in questi giorni. Domani il sindaco De Magistris dà una medaglia alla mamma. Che la mamma è stata straordinaria, quella mamma, quella signora. Io non so la forza che ha trovato, veramente. Ma noi abbiamo queste persone, io non lo so, guardate, una donna eccezionale, veramente, guarda, c'è da prendere ancora tanto. Andiamo al telefono, pronto? Ciao Angelo. Ciao. Ilario. Ah, finalmente, là, oggi ho parlato di te. Con chi? Ho detto, non mi telefona Ilario e non so perché, paf, stasera hai chiamato. Allora, volevo dire innanzitutto, sono commosso dal pianto di De Laurentiis. Penso che siamo commossi tutti noi napoletani dalle lacrime e dalla napoletanità del Presidente, ma questo lasciamo stare. Ti volevo fare una domanda, visto il consiglio che sta a Di Maro, e io non so perché amici non stanno a Di Maro, ti volevo fare una domanda, ma la Coppa Italia è esposta, fare una foto si doveva pagare? L'anno scorso sì. Quest'anno che succede? No, quest'anno, non mi interessa, no. Mi interessa quest'anno. No, l'anno scorso si pagava 10 euro, attenzione. Quest'anno? Quest'anno si compra un gadget di fronte alla Coppa Italia, che c'è un portachiave, una cosa qualsiasi, anche di 2 euro, anche di 1 euro, con lo scontrino di 1 euro si può eccetera. Comunque alla fine poi l'hanno fatto presente a scontrine. Vabbè, comunque volevo dire una cosa, posso capire i bambini perché però... Ma la vorrei dire, questa coppa insanguinata, sì, per me non dovrebbe essere né immortalata né fotografata, ripeto, lasciamo stare i bambini. Sì, sì. Poi ti volevo dire un'altra cosa. Ilario, però adesso eleviamo un po' il discorso, perché se no andiamo, il piercing... Perfetto, ti volevo dire poi un'altra cosa, visto e considerato che voi state a Di Maro, e ci sono anche giocatori che... Non dovrebbero neanche mettersi la maglia del Napoli come allenamento, tipo, e ti faccio anche il nome di Gargano, tu che sei uno di curva e sai come la pensiamo, sì. Vedi un po' in società, ma non tanto per gli acquisti, per le cessioni, iniziamo a togliere gente che uno non dà niente a questa maglia e due gente che ha rinnegato la maglia. E un'altra cosa ti voglio dire per concludere, non so se sai delle contestazioni pacifiche, come no? che ci sono in città, perché ripeto sono pacifiche, e intelligenti. Alcuni dicono che noi non vogliamo, noi cosa vorremmo da questa società? Dopo 10 anni osare. Da quando c'erano i palloni siamo arrivati a un punto, che il punto è quello di vincere lo scudetto. Quest'anno siamo arrivati, abbiamo la fortuna che la forza principale di chi ha vinto per 3 anni consecutivi lo scudetto se n'è andata. L'unica cosa che vogliamo, non vogliamo top player, vogliamo giocatori che vengono a Napoli e cercano di far vincere questo tricolore. E poi ripeto, io mi fido di Rafa Benitez. Bravo, bravo, ci fidiamo tutti di Rafa Benitez. Vi ringrazio e vi saluto. Ciao Ilario, sempre competente. Oggi ho detto proprio in piazza, no Marica? Ho detto, ma Ilario, che chiama spesso, ci dà anche degli spunti importanti, non sta chiamando, non vorrei che stai in vacanza, invece no, va alla vacanza, sta qua Ilario. Beh, Ilario ha detto cose giuste, la società valuterà quello che dici, ma sono convinto che alla fine chi resta sarà un gruppo compatto che lotterà per i vertici. Non voglio dire per lo scudetto, perché non voglio, però noi possiamo arrivare a 20 punti dalla Juve, né a 10 punti dalla Roma, noi dobbiamo lottare. E i ragazzi delle curve meritano rispetto, perché dico osiamo, forse è l'anno buono, osiamo, non partecipiamo. Un manifesto civile, neanche di contestazione. No, anche perché Angelo, sottolineiamo il fatto che non tutti possono prendersi la briga di lasciare il lavoro e venire qua
qua Di Mario e quindi dire magari ai nostri microfoni oppure parlare direttamente con i diretti interessati su quello che loro vorrebbero da questa squadra. Quindi un manifesto tranquillo, in forma pacifica, dove loro esprimono quello che vorrebbero magari esprimere qui, magari in questa piazza. Quindi bisogna capire anche che la gente lavora, insomma, e non tutti si possono prendere magari quel periodo o non possono magari per motivi economici venire qua e magari passare quei due giorni e dire tutto quello che pensano. Però bisogna anche dare bisogna dare anche fiducia a chi lavora, alla società. Bisogna dare fiducia a chi lavora, alla società, che in questi anni comunque non si è mai fermata, c'è sempre stata una crescita progressiva. Certo. Sì, chiedono il top player, chiedono il giocatore, ma noi fondamentalmente la squadra già ce l'abbiamo. Noi abbiamo uno squadrone che è stato costruito l'anno scorso in gran parte dalla vendita di Cavani. Il primo anno che hanno giocato insieme, tanti giocatori e un allenatore nuovo, quindi era un poco un rodaggio quest'anno. Adesso entra il vero Napoli in campo fondamentalmente, cioè questo deve essere l'anno del vero Napoli. Certo, intanto state vedendo queste belle fotografie alle spalle, davanti ai nostri ospiti, che sono le fotografie scattate da Italo Cuomo, che salutiamo, il fotografo ufficiale del Calcio Napoli, sempre bellissime queste foto di Italo Cuomo che facciamo vedere praticamente noi qui su. Questo è Vargas, vedete Vargas come è rientrato, accolto benissimo dai compagni, e vi dico che ha incontrato anche un tifoso, amico suo, gli ha detto: il mister crede in me, questo allenatore, chissà, forse posso restare addirittura. Vedremo che cosa succede. E allora torniamo in studio, c'è una telefonata, poi voglio sentire Maurizio del club Napoli di Bologna che ci ha raggiunto. Andiamo al telefono, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera a te. Ciao, sono Raffaele Napoli. Ciao Raffaele. Dimmi. Allora, posso fare una domanda? Come no? Si è aperto, per questo abbiamo le telefonate. Ma come si fa a tenere ancora Donadel, che ha giocato l'ultima partita di campionato con la maglia del Verona con la fascia di capitano? Vabbè, ma come dove si fa a tenere ma dove lo teniamo? Tu lo devi tenere per forza, perché è tuo il cartellino, che poi non lo impieghi è diverso. Donadel non lo impieghi, si allena intorno al campo, non è che voglio dire. Ma non si può vedere una cosa del genere, non si può vedere. E poi parliamo di Donadel, un giocatore che per me secondo me non può fare nemmeno la Serie C. Va bene, grazie di questa precisazione, tanto ti ascoltano e giustamente giudicano. Ci dobbiamo fermare un attimo, c'è la pubblicità, poi c'è un bellissimo filmato, immagine e musica molto bello da farvi vedere. Non mollate TV Luna, perché sempre, nonostante tutto, la TV che fa parlare la gente, i tifosi, ed è la TV più azzurra che c'è, non si dispiacesse nessuno. Pubblicità.
grandi, più buoni e più vostri. A Sfugliatella Bar conquista la Champion e fa gol con pasticci e fornelli. Da 20 anni leader dell'export online di prodotti di pasticceria tipici napoletani, artigiani nel mondo, protagonisti assoluti dal dolce al salato. A Sfugliatella, con la new entry del catering, è pronta a scendere in campo a casa vostra. Buffet per feste, friggitorie e pizza alla pala con i top player della professionalità, ingredienti ad alta e garantita digeribilità. A Sfugliatella pasticci e fornelli, più grandi, più buoni, più vostri e più belli. Il marchio SNAI è da sempre sinonimo di scommessa. Se ti piace puntare sulla fortuna, nei punti SNAI della Campania trovi il paradiso dei giochi. I punti SNAI vantano soluzioni tecnologiche all'avanguardia e offrono al cliente un nuovo concetto di agenzia di scommesse. Dinamico, veloce, giovane e interattivo. Scommesse, sala slot, locali accoglienti gestiti con esperienza e professionalità. Punti SNAI in Campania, dove la scommessa è tutta da vincere. Amore, hai saputo che hanno ripreso il collegamento veloce tra Pescara e la Croazia? Certo! La SNAV a partire dal 19 luglio effettuerà partenze da e per Kvar e Spalato in Croazia. E ci sono convenientissime offerte straordinarie. A partire da 69 euro tutto incluso a passeggero con auto o moto al seguito. SNAV, ho tanta voglia di Croazia! Info e prenotazioni nella tua agenzia di viaggi o su snav.it. Non perdere questa occasione. Le tariffe agevolate sono fino a disponibilità posti assegnati. Dall'8 al 10 agosto torna a Cancello Arnone l'attesissima Festa della Mozzarella, la manifestazione giunta alla 37esima edizione che esalta i sapori della vera diva della gastronomia italiana, io, la mozzarella di bufala campana DOP. Venite a festeggiarmi a Cancello Arnone, siete tutti invitati agli spettacoli gratuiti di Parafunky, Samuel Hawkins e Made in Sud. E il 10 poi, gran finale con Gigi D'Alessio e Fuochi d'Artificio. Eccoci qua con questo bambino, questo vedete ragazzi, questa è una veste bubbonica. Questo bambino da solo mette in crisi la piazza Ciro Esposito. Ieri sera lui con un pallone ha bloccato Ciro Lembo, l'altra televisione è la nostra televisione. Dopodiché io disperato ho chiamato i vigili, la polizia e la polizia civile. Lui se n'è scappato, oggi è tornato e mi vuole chiedere scusa e mi vuole dare un bacio. E mi ha dato un bacio e io lo perdono. Lascia aperto, è tifoso, guarda qua se cosa è pittato pure i capelli sto bambino. Vai a giocare a pallone, vai, puoi andare, vai, ciao, ragazzi, che faccio, bambino. Allora, Marica Fruscio, a te la linea. Sì, allora, mi trovo qua vicino a un tifoso del Napoli, adesso lo intervisteremo, nome, cognome, da dove vieni, e poi una domanda, qual è la garanzia secondo te di questo Napoli, in campo e anche fuori dal campo? Buonasera a tutti, mi chiamo Maurizio Crescitelli, vengo da Bologna. La garanzia del Napoli sicuramente è Rafa Benitez. Io direi sia dal punto di vista del mercato sia dal punto di vista tecnico-tattico. La garanzia all'interno della squadra, quindi in campo, negli 11 che va in campo, sicuramente è il giocatore di maggior personalità dietro, che è Higuaín. Sarei stato indeciso se fosse rimasto Reina, perché in campo, oltre ad essere un ottimo calciatore, deve anche avere molta personalità ed è forse l'unico elemento che manca a centrocampo al Napoli.
Bene, invece per quanto riguarda gli acquisti, qual è il nome che ti piace di più, insomma qual è il nome che ti fa ingolosire per quanto riguarda il centrocampo? Ne abbiamo tanti, da Yav Garcia piuttosto che Mario Suarez e altri nomi, però questi due sembrano quelli più gettonati. Quale ti ispira più fiducia per il centrocampo azzurro? Tra i due che hai elencato io preferisco Mario Suarez, lo vedo più adatto a questo tipo di spogliatura, a questo tipo di squadra. Sicuramente, poi i nomi che sono stati fatti sono tanti, abbiamo un elenco lunghissimo, però noi abbiamo un problema che non possiamo non considerare, che è il mercato in uscita del Napoli, perché ci sono 10-12 calciatori che volere o volare a fine mese bisogna pagargli lo stipendio, o glielo paga il Calcio Napoli o glielo paga un'altra società, quindi snellire sicuramente il mercato in uscita per poi poterci concentrare, poter concentrare il mercato su una nuova forza da inserire al centrocampo, una o due forze. E ora saluti, quindi puoi approfittare della nostra telecamera per salutare magari qualcuno che ci sta seguendo da casa. Saluto tutti i ragazzi del mio club, ciao ragazzi, vi aspetto a Di Maro, che so che arriverete in tanti in questo fine settimana. E noi li aspettiamo con te. Allora passiamo dietro perché devo andare da una signora che oggi mi fa: Marica, ti vengo a trovare stasera, così almeno te lo faccio stasera il saluto. Allora mi trovo qui vicino a questa bellissima signora tutta in rosso che si chiama? Anna. Anna, da dove vieni? San Giorgio a Cremano. Ecco Anna, allora approfitta della telecamera di TV Luna, mi ha detto che volevi fare dei saluti. Sì, saluto mio figlio Gennaro, mio nipote Carlo, tutta la famiglia, i miei cognati, e poi che dire, forza Napoli sempre, speriamo che quest'anno sia l'anno buono. Quale giocatore ti piace? Cioè nel senso non a livello fisico, ma quale ti piace proprio come gioca, che ti incanta quando gioca? Come gioca Amsic, è molto elegante, quando mi piace. È un leader. E anche al signore faccio la stessa domanda che il marito. Mi chiamo Antonio Fardella, vengo da San Giorgio a Cremano. Vorrei salutare innanzitutto tutti i miei fratelli. Un saluto particolare a mio cognato Pietro, che è un grandissimo tifoso del Napoli. Grazie. Ecco, allora saluto pure io Pietro, dato che la signora mi ha detto: Marica, saluto anche tu, che volevo anche un saluto da te. Bene, ok, allora torno alla mia postazione, ci vediamo dopo, che magari intervistiamo ancora qualcuno. Grazie, buona serata. Bene così, allora riapriamo i telefoni, grazie, poi sentiremo ancora altri tifosi. Pronto? Pronto, ciao Angelo, sono Tonino da Secondigliano. Ciao Tonino. Ok, volevo dire, per quanto riguarda i signori che criticano la trasmissione, che siete filo, società e cosa, loro hanno un grande, come dirsi, un grande errore, le domande cambiano canale. Poi volevo dire, per quanto riguarda che criticano sempre giustà, è importante che a noi non ci interessano i nomi, ci interessa pure Ciro, Suppo, Giovanni, noi vogliamo vincere, l'importante è che alla fine poi si diano loro le responsabilità, certo. Benitez e De Laurentiis in testa, Benitez. Poi volevo dirti Angelo, è vero l'emozionalità del momento, io sono di Secondigliano e sono di parte per quanto riguarda Ciro, però non dimentichiamo nemmeno Sergio Ercolano e Giorgio Cifarelli, gente che ha dato la vita per il Napoli, e questi sono gli bravi. Certo, certo che li ricordiamo, grazie di averlo fatto tu stasera per noi. E allora mettiamo un attimino un bel filmato, va? L'allenamento del Napoli, Marco Di Bello ha creato una clip molto divertente dedicata a tutti quelli che ci vogliono bene e a tutti quelli che vogliono bene al Napoli, e sono tutti tifosi del Napoli, tantissimi, vediamo.
Rieccoci qua in questo bel filmato. Leggiamo un po' di messaggi. Ciao Angelo, sembri Totò a Milano. Ma che fa la neve a Di Maro? Ciao Totò, è un maglione di filo. Totò, fa un freddo. Qua fa freddo, ragazzi. E allora, Angelo, sono sempre Mariano da Milano. Io sono convinto che il presidente ci regala il colpo a centrocampo. Dopo l'8 agosto, i sorteggi di Champions. No, no, qua deve arrivare prima questo giocatore. Luigi, 8 anni, domani sarò lì e ti vengo a salutare. Forza Napoli, ciao Marica. Ciao. Secondo te con i nuovi acquisti ce la faremo a raggiungere lo scudetto? Se compriamo questi centrocampisti benedetti, lottiamo per lo scudetto. Angelo, è vero che il Napoli non ha un campo di allenamento per la primavera? Sì, non ha un campo di proprietà di allenamento per la primavera, però la primavera gioca, se non sbaglio, a Versa. Ancora, Angelo, non compra nessuno, il nostro presidente, non compra nessuno. Quest'anno vi diamo 30 punti. Ma io dico, stasera tu non avevi niente da fare qua, tipo sulla Juve, che stai a fare con questo canale? Ma vai su Juve Channel, vatti a vedere una... cambia canale, che stai a fare? Mannaggia. Angelo, per favore, leggilo. Allora, i tifosi sono scontenti, la Roma e la Juve comprano ancora, il presidente come fa a dire che vuole lo scudetto se non compra? Dice questo tifoso, giustamente. Michu non può sostituire Higuain, ci vuole Jackson Martinez. Poi lo mettiamo in panchina, Jackson Martinez, e lo sostituiamo con Higuain quando esce Higuain. Jackson Martinez, ragazzi, è un fior di giocatore, l'avevamo inseguito l'anno scorso, noi l'avevamo inseguito col sogno. E allora, una domanda per Marica. Ogni sera è un piacere vedere te, la bellissima Marica. Volevo chiederti, secondo te Rafael può garantirci le stesse prestazioni di Reina tra i pali? Salvatore da Sorrento, salutiamo tutta Sorrento. Saluti, allora, assolutamente sì. Raffaele è un grandissimo portiere, ha dimostrato tanto prima del che si infortunasse, insomma, in campo, prima del periodo di stop, ha salvato tante volte la porta azzurra, quindi adesso lo rivediamo in campo in perfetta forma, quindi tutto fa ben sperare proprio per un inizio stagione veramente esorbitante da parte di questo portiere, che ha veramente tutte le caratteristiche per proteggere i pari azzurri. Un grande portiere e soprattutto ha molta stima da parte di Benitez, quindi sicuramente sarà il primo portiere, il secondo Andukar, quindi anche questo portiere che conosce molto bene Benitez, e si seguiva prima la scia di Diego Lopez, ma questa scia naturalmente è stata abbandonata anche perché appunto già era stato acquistato Andukar durante il campionato precedente. Fiducia nel presidente, mancano ancora dei tasselli per puntare in alto, ma il Napoli si ama e non si discute. Nando da Tersigno. Ancora un messaggio, poi vediamo un bel filmato. Xavi Garcia è vicinissimo al Napoli, il calciatore continua a twittare e rituittare. Rituittare con chi twitta? Con i tifosi del Napoli. Ma quello deve rituittare con Picone, non con noi. Con noi che rituitta a fare. Ecco qua, dei tifosi del Napoli che lo invitano a vestire la maglia azzurra. Ah, i tifosi sono andati sul tweet di Garcia e lo invitano a vestire. Penso, siamo disperati. Siamo disperati. I tifosi fanno la campagna acquisti direttamente col giocatore. Scusate. Vabbè, è un sms che arriva qui. Andiamo al telefono, pronto. Ciao Angelo. Ciao, buonasera. Buonasera a te. Ciao Marica. Buonasera. Ciao. Allora Angelo, vuoi dire solo che grazie che ci fai stare a Di Mare anche nei tifosi da Napoli. Sì. Siamo vicino a voi, qualcuno è seguito la squadra. Se non ci fosse voi, non so. La mia domanda era, ti voglio affermare sempre che perché pensiamo sempre alle altre squadre, riguardo al calcio mercato. Va bene. Perché facciamo tempi per grandi gli altri, Angelo? Perché? Voglio capire che squadre, che ti stanno comprando, a Messi. Però sai, si stanno... Perché siamo importanti e noi siamo importanti alla nostra squadra. Ma la Roma si sta completando, la nostra rivale concorrente, la Roma a livello è arrivata davanti a noi, non ha fatto la Champions, sì, però, ma... è stata eliminata da noi in Coppa Italia, abbiamo rimazzato da noi in Coppa Italia. Vabbè. Ti devono fare sul campo, Gianni. Hai ragione, però, noi dobbiamo fare anche un preliminare di Champions e quindi la Roma invece no, dobbiamo attrezzarci. Grazie di questa chiamata. E allora andiamo a leggere ancora dei messaggi. Angelo, diciamo le cose come stanno. Come stanno? Si è perso. Angelo, c'è una voce di cambio di modulo, il 4-3-3. Che ne pensi? Secondo me è ok. Forza Napoli, Alfonso da Casamarciano. Rispondi tu, Riccardo. Il 4-3-3 potrebbe essere anche il modulo adatto, ma io penso che Benitez fondamentalmente non stia a guardare i numeri, il 4-3-3, il 3-2-1.
dovrebbe più che altro incominciare a cambiare modulo in campo, cioè durante la partita, esatto, adeguarsi a quelle che sono le esigenze durante una partita. Certo, lui però parte sempre con quel suo modulo e continua sempre così tutta la partita, un modulo vincente, speriamo che non lo hanno imparato le altre squadre e lo possono bloccare. E allora, ancora messaggi, ne stanno arrivando talmente tanti, abbiamo sfiorato quota 5.119 messaggi che io non ho letto. Pensate quanti ne ho letti, 5.120 in questo momento non letti. E io leggo, è fatto, il Napoli ha preso Volpecina, Virdis e Pierino Fanna. Che delusione Angelo, mentre la Roma compra. Grande Angelo che difendi sempre, i bros sono Sandro Miniato da Scambia, sono tutti con te. Grazie, un saluto ai bros, grande Angelo. Perché non danno fiducia ai ragazzi del vivaio come hanno fatto in Germania? Infatti sono campioni del mondo. Il fatto dei vivai, dei giornali, si è sempre detto, però questa città può dare tempo ai vivai di crescere, questa città vuole vincere tutto e subito. E nell'era De Laurentiis ha vinto solo due Coppa Italia in 10 anni. Un po' pochino. Anche perché penso che abbiamo già aspettato fin troppo, nel senso ci stiamo girando intorno da parecchi anni a questo scudetto e questo secondo me è l'anno decisivo per vincerlo. Ecco, due Coppa Italia, io penso che adesso è arrivato il momento di raggiungere dei traguardi un po' più, non dico importanti perché anche la Coppa Italia è importante, ma comunque un traguardo che tutti i tifosi si aspettano. Marica, assolutamente sì, però non dimentichiamo che lo scudetto, a differenza della Coppa Italia, si vince all'interno di altre stanze, non solo sul campo. Non possiamo fare come la Roma di quando vinse lo scudetto nel 2000, se non sbaglio. La Roma comprò tantissimi giocatori e ad oggi dovrebbe essere fallita sì e no 5 volte come società. Poi va bene, l'hanno salvata con i Sensi, ora sono comprati gli americani. Il Napoli è una squadra costruita sia come società che come squadra. Quindi per vincere lo scudetto bisogna entrare nelle sacre stanze della FIGC fondamentalmente. E non solo, bisogna anche cercare di essere imbattibili. Io pensavo all'epoca di Maradona, per esempio, no? Adesso per dire, non c'era arbitro che teneva, non c'era fuorigioco passivo, non passivo, linea. Fa un Napoli 5-6, allora bene o male vince. Ecco, quel Napoli era fortissimo, anche oltre le stanze, perché segnava, poneva proprio problemi all'arbitro. Maradona non ne nascono ogni 3 anni. Certo. Invece questo messaggio è interessante, parli continuamente di Benitez come garanzia, e io sarei pure con te, ma c'è un piccolo particolare che non considero io. Perché Benitez non ha rinnovato? Questo mi fa pensare e mi spaventa. Ciao Rosaria. Qui ha ragione Rosaria. Benitez non ha firmato. Ma voi avete sentito Benitez? Avete visto 2 conferenze stampa, un rapporto con i tifosi, interviste sui giornali. Vi sembra un allenatore scontento? No, scontento no, però non dimentichiamo che la Spagna è la sua nazione ed è la sua nazionale, sta senza allenatore, in cerca di un allenatore, quindi nulla esclude che l'anno prossimo potrebbe andare a sedere sulla panchina della nazionale spagnola. Ecco, ed è ragione per cui bisogna fargli firmare questo contratto. Adesso vi pare possibile che De Laurentiis affida a Benitez, e lo ha detto, il compito di rilanciare questo Napoli, dopo un anno perde Benitez? Sarebbe un passo indietro incredibile. Dove troveremo uno come Benitez? Allora bisogna fare attenzione. Vedrete che Benitez, io penso, prima di Natale apporrà la firma al contratto, perché il Napoli sarà in testa al campionato e sarà tutto rosa e fiori. Vedete che vi dico. Va bene. Allora voglio mandare un altro servizio, perché a fine partita i giocatori si soffermano con i tifosi per firmare gli autografi. Ora anche qui polemiche. Ci sono 500.000 tifosi e sono solo un giocatore, dovrebbe fare 1.000 autografi. Non parliamo delle fotografie, perché le fotografie non si possono fare, comunque non sono autorizzati a farle, si perde troppo tempo. Questo è quindi, cerchiamo di dare un po' di spazio anche ai tifosi. Faccio un appello veramente al dottor Lombardo di voler dedicare una giornata solo alle fotografie. Così togliamo da mezzo gli autografi, facciamo un giorno autografo e un giorno fotografie. Così qualcuno si fotograferà. Oggi c'è quel fatto, come si chiama, Maria? Il self? Noi avremmo detto autofotografia. Selfie. Io te l'ho detto in maniera un po' più internazionale. Ho capito, però dobbiamo sempre importare. Ci autofotografiamo. E ci sta di male. Vabbè, vediamo questo servizio, va. Vediamo il servizio. Come sei antico. No, pure tu dici antico, lo dicono anche altri.
Vediamo il filmato degli autografi. Toda gioia, toda bellezza. Eccoci qua nuovamente collegati con Piazza Ciro Esposito qui da Di Maro. Benvenuto al collega pilota Armino. Ciao Pino. Buonasera a tutti, buonasera. Pino, hai scritto fino ad ora, so che state preparando dei reportage sullo staff tecnico del Napoli, collaboratori di Meditez, Aira Gix. Sì, sì, ieri abbiamo presentato Gianpaolo De Matteis, domani presenteremo invece Paco De Miguel, che è il preparatore atletico che ha stupito tutti per il fatto che comunque il Napoli corre e corre anche parecchio, nonostante apparentemente non faccia mai una vera e propria preparazione atletica basata sulla tradizionale corsa. Neppure qui abbiamo mai visto il Napoli andare tra sentieri di campagna, scatti tra le montagne, giocano sempre soltanto con il pallone, e abbiamo un pochettino chiesto come si fa, qual è il segreto, e lui ci ha raccontato un pochettino questo metodo che lui porta con sé da quasi 8 anni, lavora con Benitez da quando erano a Liverpool, e tutti e due sono una bella coppia, perché tutti e due sono professori di educazione fisica, quindi un confronto continuo sui temi della preparazione atletica del Napoli. Bene, andiamo al telefono, sentiamo il prossimo telespettatore. Pronto? Pronto? Eccoci qua. Pronto, buonasera. Vai, buonasera. Buonasera innanzitutto a questa bella piazza e a voi. Senti, io volevo dire una cosa. Sì. Io non ne capisco di calcio, però sono un tifosissimo del Napoli, malato del Napoli. Che significa che farei tutto per Napoli, però vorrei dire una cosa. Sì. Dici. Questa è la cosa che vi voglio dire. Senti, noi abbiamo comprato Higuain con i soldi di Cavani, però noi parliamo di vincere lo scudetto. Un campioncino a Napoli che spendiamo 30, 40 milioni e lo compriamo e lo portiamo a Napoli, quando succederà? Tanto rispetto con Koulibaly e Michu. Va bene. Ma non è finito il cioè... Grazie di questa tua precisazione. Continuate a sentirci al telefono.
Il tifoso Riccardo. Sì, ma Angelo, bisogna dire anche una cosa, cioè, ma il mercato non è finito. Cioè, abbiamo comprato solo Michu e Koulibaly. Alt, cioè, calmi. Non è che il mercato è finito domani, allora dici, oh mio Dio, abbiamo poco tempo per concludere. Assolutamente no, cioè, abbiamo ancora X giorni, abbiamo ancora un mese di tempo per poter acquistare un giocatore. Oltretutto ci sono delle trattative in corso, ci sono già dei giocatori individuati dalla società, per cui abbiamo un po' di pazienza. Lo compreremo il grande campione, questo è sicuro, però dobbiamo dare anche un po' di pazienza e fiducia a coloro che lavorano per fare Riccardo, questo. Poi non è che ogni anno si possono spendere 70 milioni per un giocatore. Il Napoli la squadra ce l'ha, l'ha costruita l'anno scorso. Ha fatto un anno di rodaggio, ha recuperato tanti giocatori che non hanno fatto il campionato precedente, vanno trovati gli innesti giusti, ci vuole un poco di pazienza, massima fiducia in Rafa Benitez e nella società. Aspettiamo, non ce ne stai, aspettiamo, i conti si fanno a gennaio. A gennaio. Voglio dire una cosa, Marica, purtroppo non finisce domani il mercato, perché passiamo la metà delle nostre telefonate a cercare di capire le cose come stanno. Tu oggi che cosa hai dragato? Che cosa hai dragato veramente, cercando di capire in effetti dove il Napoli ha la migliore convenienza possibile. Restiamo su Xavi Garcia. Dice che il procuratore ha smentito, però. Beh, hai mai sentito un procuratore che conferma? Poi, cioè, sì, questo non vuol dire. Non vuol dire che non sia. Che l'affare non necessariamente si faccia, però mai sentito un procuratore, quando c'è un affare in corso, confermarlo. Cioè, i giochi poi sono sempre particolari nel mercato. Sono sempre fatti di un sacco di bugie che si dicono da una parte e si dicono dall'altra. Ripeto, questo non vuol dire che Xavi Garcia venga a Napoli, però andarsi a fidare di quello che dicono i diretti interessati, beh, bisogna cercare di andare anche oltre. Napoli ha un bel ventaglio di scelte, l'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto anche qua. Il preferito di Marica, ovvero Mario Suarez, quello dell'Atletico di Madrid, ma c'è anche Lucas Leiva, non dobbiamo dimenticare, che gioca nel Liverpool. Insomma, c'è un bel po' di giocatori che il Napoli sta valutando. Pino, sai che cosa vorrebbero, penso, i tifosi, no? I tifosi vorrebbero forse che la società parlasse direttamente, chiaramente, sulle operazioni di mercato e dicesse i motivi per cui non riusciamo ad assicurarci questi centrocampisti. Ora, parlare chiaramente significa due cose. Uno, farà aumentare il costo del giocatore, chiaramente sbandirà ai 420 tutte le situazioni. Secondo, significa influenzare anche le scelte di Benitez. E allora io credo che a questo punto noi dobbiamo avere fede in Benitez, anche fiducia, proprio fede in Benitez. Perché Benitez, lo ripeto ancora, ha fatto comprare al Napoli 6 giocatori, non ne ha sbagliato neanche uno. E con questi 6 giocatori al primo anno ha fatto una grande Champions, ha fatto una Coppa Italia, ha portato a casa la Coppa Italia ed è arrivato terzo. Certo, l'amarezza è che è arrivato a 20 punti dalla Juventus, ma se fosse arrivato a 5 punti sarebbe cambiato qualcosa. La Juventus l'anno scorso, dobbiamo dirlo, è stata la squadra più continua del campionato e ha meritatamente vinto. La Roma l'ha eliminata dalla Coppa Italia e l'ha battuta 2 volte in campionato e in Coppa Italia. Per cui per me il vero vincitore è Rafa Benitez. Non vi dispiacete, ma per me il vero vincitore è Rafa Benitez. Scusa, posso dirti una cosa? Ma non per essere... Ma chi l'ha scelto Benitez? La società. Cioè, l'hanno pagato anche per un allenatore di prima fascia. Un ottimo. Cioè, hanno dato tantissimi soldi. Cioè. Benitez è l'allenatore più pagato in Serie A. Adesso che non c'è più Conte, credo che forse lui e Mazzarri siano i più pagati. Adesso non mi ricordo Garcia alla Roma quanto prenda. Quindi vuol dire che, cioè, quando c'è da spendere i soldi, non mi sembra che, per una buona ragione, De Laurentiis non mi sembra che si tiri indietro. È chiaro, bisogna adesso capire che cosa offre il mercato. Grande rimpianto è Mascherano, però ancora non è ben chiaro se Mascherano ha giocato sulla trattativa, cioè, con il Napoli per andare alla cassa con il Barcellona, e se effettivamente quello spiraglio di cui si è sempre parlato si sia effettivamente aperto. Certo, c'è stato sempre un interessamento, ma quando Mascherano ha dovuto prendere una decisione ha rinnovato con il Barcellona, mi sembra. Certo. Perché poi non è facile lasciare il Barcellona. Oh, assolutamente. E allora andiamo al telefono, pronto? Si sta riscaldando la trasmissione, fra poco un grande filmato dedicato a Benitez. Noi non vogliamo vincere. Non dobbiamo vincere. Bene, pronto?
Pronto? Eccoci. Buonasera. Buonasera a te. Io volevo dire semplicemente una cosa, capire cosa ne pensavate voi. Chi sei? Da dove chiami? Giuseppe, da Napoli Centro. Bene, Giuseppe. Volevo sapere una cosa. Non convenite con me che il presidente prima del 26 agosto non acquisterà nessun centrocampista? Perché vuoi aspettare se passa prima il turno preliminare? Ma perché siamo pure a rischio che non passiamo il turno preliminare? No, sicuramente non lo mettiamo a rischio, però io sento tanti nomi, siamo partiti da Mascherano per arrivare all'ultimo dopo 50 nomi, però non credo che il Napoli società abbia il problema di andare a acquistare Garcia o chi per esso sia. Lucas Leiva, sono pienamente Suarez. Convinto che il presidente sta sondando tanti calciatori, ma prima che sia sicuro che faremo la Champions, e non voglio dire con i soldi della Champions, comprare un grosso centrocampista, oppure se, ahimè, e spero che mi sbagli, non passeremo, secondo me rimaniamo come stiamo. Va bene, grazie, la tua analisi non fa una grinza, bisogna però facilmente essere smentiti se poi si annuncia questo acquisto. In attesa del quarto sponsor ufficiale sulle maglie per l'anno prossimo, quest'anno non potrebbe essere inserito su tutte le maglie della Serie A Ciro Esposito vive? Forza Napoli, Luigi La Torre annunziata. Luigi, qual è il problema di Ciro Esposito? È soltanto nostro. Qua il problema di Ciro Esposito è soltanto nostro, e purtroppo non è neanche nostro, ma è della famiglia, che chiede giustizia, che chiede la rimozione del questore di Roma, che chiede la rimozione del prefetto di Roma, gente incompetente che non hanno saputo gestire l'ordine pubblico. E lo ripeteremo sempre: dimettetevi, incapaci, dimettetevi, dimettetevi. Ma questo non è il pensiero mio, che lo è anche, ma anche quello della mamma, dello zio, del papà. Vabbè, faremo una trasmissione su questo appena andiamo a Napoli. È il pensiero di tutti noi, va bene così. E allora, facciamo così, mandiamo il servizio di Benitez. Oggi Marco Di Bello si è divertito a fare un bel servizio su Benitez. Voi sapete, noi mandiamo anche dei bei filmati. Benitez, poi dopo c'è una sorpresa. Vediamo Benitez. Siamo carichi perché abbiamo più esperienza nel calcio italiano e abbiamo la stessa determinazione che loro. Ai tifosi dico che questa squadra lotterà per vincere ogni partita con qualsiasi squadra e vincere in ogni competizione. Paura, se puoi vincere. Benedetto problema se il problema è Hamsi. Non sono in vendita. Sì, possiamo spendere di più, meglio. 39 reti subiti. Che possiamo migliorare? Il lavoro alla fine paga. Possiamo cambiare il modulo. E questa è la chiave, fare la scelta giusta 100% fino alla fine. Thank you.
Eccoci qua, eccoci qua. Guardate quanta gente da Napoli che si guarda. Guardate quanti amici. Un bel primo piano, mi raccomando, a Federico, di tutti questi tifosi del Napoli. Bambini, lasciamoli qua. Bambini, non stare vicino a me. Allora, andiamo al telefono. Pronto? Che pronto, buonasera. Ah, aspetta un attimo. Ti è piaciuto questo filmato? Sì, è piaciuto tantissimo. È un'emozione incredibile. Voglio fare i complimenti al mio collega, professionista, giornalista, Marco Di Bello, che fa sempre questi servizi meravigliosi. Un applauso a Marco Di Bello. Grazie Marco, bravissimo. Ha detto Marco oggi vicino a me: io ho fatto una cosa, non so se ti piacerà, di Benitez, io mi fido. Guardate che capolavoro. Allora, tu che sai anche tu di televisione, no, pochissimo, ti piace il servizio? So di Marco che sei in ottime mani. So di Marco. Ti piace Riccardo il suo servizio? Molto, molto veloce, molto diretto, scorrevole, tanto bene. Marica, tu che invece stai a 7 gol a carattere nazionale, che pensi? Ma sono bellissimi, infatti ci servirebbero anche a noi dei servizi così, infatti Marco... Quindi te lo porti Marco? Te lo porti me lo porto Marco. In valigia, tante piccoline... Io non lo cedo. Marco, mi guarda che io arrivo coi cash, eh. Guarda che Marco è col mascherano. Guarda che io ti compro, eh. Ma sono recessore. C'è un caro recessore, 50 milioni. Marco, me lo metto dentro la valigia e facciamo tutti i servizi. Lui viene gratis, questo signore viene gratis, vabbè. Ah, lui viene andiamo gratis. Al telefono, pronto? Pronto, eccoci, buonasera. Buonasera, buonasera. Salve, sono Umberto Napoli. Umberto, capo. Ciao, vai. Io vorrei dire che dobbiamo stare tranquilli perché il presidente fino ad ora non ci ha mai delusi. Noi siamo ora, dobbiamo essere solo fieri. Voglio solo dire una cosa, vorrei dire solo che vedo che Napoli vuole fare gli acquisti tutti in prestito a titolo di riscatto, ma non è questo può influire sulla permanenza di Benitez per l'anno prossimo, che ti faccio solo un anno di contratto? Ti faccio rispondere, grazie. Pino Tormina. No, le due cose non coincidono, a parte che tutti quanti comprano questa formula che è un po' il modo per dilazionare i pagamenti, per rinviarli, per spacchettarli, cioè le due cose non sono legate l'una all'altro, che ci sia pure un punto interrogativo su quello che sarà il matrimonio tra Benitez e il Napoli, ci sarà tutto il tempo per parlarne nel corso della stagione se Benitez non dovesse prima o poi rinnovare il contratto, però non vedo le due cose legate, cioè il Napoli non prende sicuramente in prestito con diritto di riscatto perché Benitez è in scadenza di contratto. Peraltro lo stanno veramente facendo tutti, anche adesso da Story si parlava anche della stessa formula con cui la Roma stava cercando di prenderlo. Bene, così andiamo ancora al telefono. Pronto? Pronto? E allora fermiamoci, perché qui ragazzi c'è il giornale azzurro. E a chi l'ha dedicato questo mensile? A chi è questo? Chi è questo, ragazzi? Chi è? E qua dentro che c'è? Che c'è qua dentro? E voi lo sapete chi è il mio giocatore preferito? Lo sapete? E allora, in onore di Caleon, vediamoci tutti i gol di Caleon, perché ci ricorderemo che campione ha scelto Benitez. Avanti, gol di Caleon. Entre flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza, y es imposible que puedan haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad, y lloran cuando tienen que marchar. Por eso se oye este refrán, que viva España, y siempre la recordará. Que viva España, la gente canta con ardor. Que viva España, la vida tiene otro sabor, y España es la mejor. En las tardes soleadas de corrida, la gente aclama al diestro con fervor, y él saluda paseando a su cuadrilla con esa gracia de hidalgo español. La plaza con su sol vibra ya, y empieza nuestra fiesta nacional. Por eso se oye este refrán, que viva España, y siempre la recordará. Que viva España,
la gente canta con ardor. ¡Que viva España! La vida tiene otro sabor y España es la mejor. ¡Qué bonito es el mar Mediterráneo, su costa brava y su costa del sol! La sardana y el fandango me emociona, porque en su nota hay vida y hay calor. España siempre ha sido y será eterno paraíso sin igual. Por eso se oye este refrán: ¡que viva España! Y siempre la recordará. ¡Que viva España! La gente canta con ardor: ¡que viva España! La vida tiene otro sabor y España es la mejor. Entre flores, fandanguillo y alegría nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza y es imposible que puedan haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad y lloran cuando tienen que marchar. Por eso se oye este refrán: ¡que viva España! Y siempre la recordará. ¡Que viva España! La gente canta con ardor: ¡que viva España! La vida tiene otro sabor y España es la mejor. En las tardes soleadas de corrida la gente aclama al diestro con fervor y él saluda paseando a su cuadrilla con esa gracia de hidalgo español. La plaza con sus soles vibra ya y empieza nuestra fiesta nacional. Por eso se oye este refrán: ¡que viva España! Y siempre la recordará. ¡Que viva España! La gente canta con ardor: ¡que viva España! La vida tiene otro sabor y España es la mejor. Qué bonito es el mar Mediterráneo, su costa brava y su costa del sol. La sardana y el fandango me emociona, porque en su nota hay vida y hay calor. España siempre ha sido y será eterno paraíso sin igual. Por eso se oye este refrán: ¡que viva España! Y siempre la recordará. ¡Que viva España! La gente canta con ardor: ¡que viva España! La vida tiene otro sabor y España es la mejor. Qué bonito es el mar Mediterráneo, su costa brava y su costa del sol. La sardana y el fandango me emociona, porque en su nota hay vida y hay calor. España siempre ha sido y será eterno paraíso sin igual. Por eso se oye este refrán: ¡que viva España! Y siempre la recordará. ¡Que viva España! La gente canta con ardor: ¡que viva España! La
vida tiene otro sabor y España es la mejor. La, la, la. E non vi dico, amici telespettatori, il boato al gol contro la Juventus. Rifacciamolo! Una gioia incredibile al gol della Juventus. Mamma mia. Andiamo al telefono, pronto? Marica, che gioia. Pronto. Che facessi tu a sette gol? Mamma mia. Mamma mia. Eccoci, eccoci. Angelo, buonasera a te e a tutto lo staff. Ciao, buonasera anche a te, buonasera. Sempre una cosa, ma sì. Io sento dire su tutte le trasmissioni gli acquisti del Napoli, non noi ce li abbiamo gli acquisti. Se tu vai a calcolare il campionato precedente, senza Maggio, Amsi, Berani, Zuniga, cioè poi si è perso Higuain, anche Cannavaro, con Higuain che saltellava. Cioè fammi capire, quali acquisti possiamo fare? Un centrocampista ci vuole, giustamente. Per un sostegno in più, ma io terrei pure a Berani. Poi sento dire che il Napoli è arrivato a 20 punti, 24 punti della Juve, ma si scordano che la Juve si è rubato 10 partite, però diamoci 30 punti, la Juve ha retomato. Cioè fammi capire anche, ma questi quali tifosi sono? Cioè che trasmissione devo sentire? Vabbè, tu devi sentire la trasmissione che te lo scegli te la. No, è perché io non lo dico prima a te, quando sei andato sopra a chiamare il buon Angelo. Cioè, a me mi fa solo rabbia, rabbia. Vabbè, vabbè, quindi vuoi dire che l'organico ce l'abbiamo, però dobbiamo completarlo. Se lo completiamo con qualcosina, Siamo ma noi già l'abbiamo completato, ci vuole solo un centrocampista come dici tu. Bravo. Poi siamo a posto. Investiamo noi tutto su questo centrocampista. Scusami, noi teniamo tanta scarpa, no? Siamo usciti prima dalla Champions League. Ma sta Juve c'è che fa la camminata la Champions League, mi sono scuola in faccia all'Italia. Cioè, ma adesso sta Juve a porta, chi è che sta ancora sta Juve? Certo. Cioè, ma la Juve a chi ha preso? A Marotta, non tutti questi. Lui ci rimane chiaro lui, fuori classe con Real Madrid, a Calerò. Hai visto o che gol? Ho visto, o Real Madrid, però pure a mezzo prezzo come ci fa. E perché Mertens no, Mertens no, Mertens no. Mertens, vogliamo andare bene. Ma quello che sta come è arrivato, come si chiama, con le... Va bene, grazie di questa telefonata. Ciao, un abbraccione. E allora voglio sentire un po' la gente anche qui che dice calma. Adesso mi devi fare. Questo è un grande bar. Sono assegnato, cane io. Vai Marica, vai. Allora Angelo, io mi trovo vicino a un tifoso che mi ha fatto un po' balzare in aria prima, perché quando Caleion ha segnato contro la Juve ha fatto un'esultanza peggio della mia di quella a sette gol, e adesso me la faccio rifare perché gli ho chiesto il bis. Quando ha segnato Caleion alla Juve vorrei rivedere di nuovo il filmato. Comunque mi basta pensare alla Juve. Go! Vai via davanti al televisore, puoi rimanere solo Antonio di Via Rossini. No, grande a voi, figuriamoci. È Antonio a rimanere, poi tutti i resti andate via. No, beh. E allora andiamo al telefono. Pino, ti stai divertendo qua? Com'è? Questo è un bar a cielo aperto. Mica una televisione, questa è una cosa tra di noi. Pronto? È caduta la linea. Allora. C'è la storia dell'inno. Ah, no. Chi la conosce la storia dell'inno? Ragazzi, ma non vi guardate così, noi cerchiamo di dare, stiamo cercando un inno per il Napoli. Marica, stai cercando? Sto cercando, vabbè, è sempre colpa mia. Sto proponendo, abbiamo sentito quello di Marica, però non fare così, io cerco di costruire qualcosa, tu distruggi tutto così. Io cerco di non svenire prima. Vabbè, ho scelto quest'inno, vediamo se vi piace, se non vi piace fucilatevi, vediamo. Stamattina
sento aria di vittoria ed il cielo azzurro come questo amore, al colore della squadra mia del cuore, parto in fretta che mi aspetta la trasferta. Ciao amore, sto chiamando dallo stadio, 3 minuti ed incomincia la partita. Sento il cuore che mi sale nella gola, di cantare in coro io non vedo l'ora. Ragazzi dai, fateci vivere stasera, un'emozione dopo l'altra, finché ce l'avrei. Guerrieri ed invochiamo la vittoria, andiamo avanti per riprenderci la gloria. Ditemi che manco questo vi è piaciuto e me ne vado. Partiamo da Riccardo. Ma facciamo una cosa, consideriamolo un omaggio alla squadra, perché l'inno del Napoli è Usurdata innamorata e non si passa avanti. Sì, però non è neanche quella versione bom 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 del teatro, perché non mi piace la classica. Marica Fruscio. Allora, qualche rima è carina, ma non mi sbilancio più di tanto perché mi sembra un po' una cantilena. Basta. No, no, non mi. No, non è il mio. Sospendiamo tutti gli indi, no, basta. No, non ci siamo, ancora non ci siamo. Pino. No, basta, finiscila, ti prego, fai qualcosa, facciamo. Finiscila pure tu. Finiscila proprio subito. C'ho i nemici in casa. Ragazzi, c'ho i nemici in casa. C'ho i nemici in casa. Finiscila. Nemici in casa. Andiamo al telefono, andiamo al telefono. Pronto. Buonasera, sono Enzo da Caserta. Ciao Enzo, buonasera, forza Napoli anche a te. Diamo un po' di immagini di tifosi, Mimmo. Sì. Vai. L'altro giorno telefonai per ringraziare il direttore, TV Luna e anche Marica per tutto quello che ci state facendo vivere. Questa sera invece vorrei dedicare un pochettino agli scettici del Napoli, sì, ai nostri amici tifosi un po' scettici, ricordando quello che è successo l'anno scorso. Prima abbiamo visto quei bei gol di Gaetan, i vari acquisti che il presidente ha fatto, suggeriti dal grande mister Benitez, e vorrei ricordare
dicevano che erano gli scarti del Real Madrid, addirittura si parlava e si contestava che l'acquisto che aveva fatto il presidente per quanto riguarda Higuaín l'avevamo pagato tanto, e invece la Roma, la Juve è rimasta a bocca asciutta. Sì. Solo questo voglio ricordare agli scettici. Forza Napoli, forza ciao, presidente, ciao, ciao, grazie. Grazie a te. Angelo, l'inno deve essere il ragazzo della curva B, di Nino D'Angelo, troppo bella. Metteremo domani sera l'inno dei ragazzi della curva B. Andiamo avanti. Ma quella alla mia non è una provocazione. Abbiamo bisogno di un grande inno. Musicisti napoletani, svegliatevi! È un po' come la storia dell'acquisto, abbiamo bisogno di un grande acquisto, in realtà gli acquisti già ce li abbiamo in casa, anche lì. Ma perché anche lì già ce l'abbiamo in casa? Vabbè, ok, quello è l'inno storico, ma se Pino Daniele facesse un bel inno sul tipo una canzone, ma possibile mai? Non ci posso dire. Vabbè. E allora, l'inno l'abbiamo letto, vediamo che c'è ancora in scaletta, perché qua fra un po' ce ne dobbiamo andare. L'inno l'abbiamo letto. Adesso noi dobbiamo fare due cose, perché io lo so i tifosi che vogliono. Qui non c'è Higuaín, è vero? Però Higuaín è nel nostro cuore e abbiamo nostalgia di Higuaín. E secondo voi Higuaín è stato trattato bene al mondiale? Perché non è stato trattato bene? Perché non stava a Napoli, nella città che lo ama. E allora, caro Peppe, mandiamo tutti i gol di Higuaín con la musica più bella che c'è, quel Go West, che non sarà l'inno del Napoli, ma è l'inno di quando il Napoli entra in campo e a me è entrato nel cuore. Go West, i gol di Gonzalo Higuaín, detto LPP. Vai!
Oh, eh, forza Napoli, 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 oh, eh. Eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua, erano i gol di Gonzalo Higuaín. Domani programma dalle 10, partiremo su Luna Sport, allenamento del Napoli, poi a mezzogiorno conferenza stampa di Miau 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 Miciu. Miciu, Miciu, Miciu domani si presenta e noi qui potremo vedere la conferenza stampa in diretta, che è solo per i giornalisti, ma qui a mezzogiorno faremo vedere la conferenza stampa di Miciu. E allora grazie, grazie, grazie al collega Riccardo Gianmarino di È Azzurro. Grazie Angelo, grazie Marica, buona serata. Che ha dedicato al mio Calaiò, eccolo qua, la copertina. Grazie per questo, grazie alla stupenda, bellissima, straordinaria, affascinante Marica Bruscio. Grazie, un saluto ad Alberto da Napoli, l'amico di Pino Tormina, insomma mi ha detto salutalo, che ti vuole salutare, insomma lo saluto bene, adesso. Bene. Va bene. Allora domani è San Giacomo, auguri a tutti di Giacomo e soprattutto auguri a tutti noi. Lunga vita a Team Luna, ci vediamo domani, grazie a Pino Tormina del mattino. Forza Napoli, oh, eh. Forza Napoli, oh, eh. Forza Napoli, oh, eh. Forza Napoli, con il coro da Di Maro. Ciao Napoli, ciao Napoli, ci vediamo domani, ciao Napoli. Con produzione propria, nasce 20 anni fa come Export Online di prodotti di pasticceria tipici napoletani nella zona del quartiere Vasto, Piazza Nazionale. Negli anni a Sugliatella Bar Pasticceria si evolve e si stabilisce come attività via nazionale, producendo nei propri laboratori dal dolce al salato. Buffet per feste, ultimo arrivato il catering, che con la nuova apertura si allarga come nuova attività legata all'alta gastronomia, friggitoria e pizza alla pala, con nuove professionalità e prodotti ad alta digeribilità come la pizza stessa, con lievitazione dalle 48 alle 72 ore. Un mondo di gusto e bontà, con nome di Sfugliatella Pasticci e Fornelli. Se credi di avere la fortuna dalla tua parte, prova a vincere con le scommesse.
i punti SNAI in Campania sono pronti a farti giocare. I punti SNAI non sono agenzie di scommesse, ma punti di aggregazione sociale dotati di tutti i comfort e con apparecchiature all'avanguardia. La tecnologia più raffinata e sorprendente per vincere a tutto campo. La chance di diventare protagonista sotto rete negli esclusivi e funzionali ambienti di sale slot e aree per scommesse sportive sui più importanti campionati di calcio nel mondo, le corse in programma per l'ippica nazionale e internazionale. Le gare di moto, i gran premi automobilistici, i rally e le competizioni speciali fra quattro ruote, i vibranti match di basket e tennis, le magie del tavolo verde tra bingo, poker, casinò e altre infinite, avvincenti sfide sportive. In più potrai puntare sul totocalcio, le slot machine e utilizzare i terminali self-service per le scommesse online. Sugli schermi potrai seguire gli eventi sportivi alle dirette TV con gli ippodromi, i campi, le piste, i circuiti e gli stadi di tutto il mondo. Punti SNAI in Campania, dove la scommessa è tutta da vincere. Amore, hai saputo che hanno ripreso il collegamento veloce tra Pescara e la Croazia? Certo! La SNAV, a partire dal 19 luglio, effettuerà partenze DAI per Kvar e Spalato in Croazia. E ci sono convenientissime offerte straordinarie. A partire da 69 euro tutto incluso a passeggero, con auto o moto al seguito. SNAV, ho tanta voglia di Croazia! Info e prenotazioni nella tua agenzia di viaggi o su snav.it. Non perdere questa occasione. Le tariffe agevolate sono fino a disponibilità posti assegnati. Dall'8 al 10 agosto torna a Cancello Arnone l'attesissima Festa della Mozzarella, la manifestazione giunta alla 37esima edizione che esalta i sapori della vera diva della gastronomia italiana. Io, la mozzarella di bufala campana DOP. Venite a festeggiarmi a Cancello Arnone, siete tutti invitati agli spettacoli gratuiti di Parafunky, Samuel Hawkins e Made in Sud. E il 10 poi, gran finale con Gigi D'Alessio e Fuochi d'Artificio. Questo programma è stato offerto da...